Cari amici, mi trovo in studio con Flavio. Ciao Flavio, come stai? Da Torino ci sei venuto a trovare per portarci a conoscenza del tuo prodotto, un prodotto innovativo che permette in casa di monitorare il consumo dell'energia elettrica e quindi di risparmiare. Come funziona questo dispositivo che hai inventato e che si chiama? Si chiama Power Meter, permette a chiunque lo installi di avere una lettura in tempo reale dei propri consumi, in modo da conoscere subito quale elettrodomestico sta consumando energia o quanta energia quell'elettrodomestico sta consumando. Quindi noi siamo contenti di portare a conoscenza i nostri amici di questo dispositivo perché effettivamente permette un risparmio energetico. Ma come fai in pratica a trarne vantaggio? Come funziona? I vantaggi che può darti sono quelli che ti permettono ad esempio di sfruttare al massimo l'energia elettrica del tuo contratto, perché conoscendo in tempo reale i consumi puoi fare come faccio io ad esempio e far andare lavastoviglie e lavatrice allo stesso tempo, avendo osservato grazie al power meter che la lavatrice consuma tanta energia solo nei primi 10 minuti, poi poca roba, e da lì in avanti posso far partire la lavastoviglie che invece è energivora per tutto il suo periodo di funzionamento. Ecco, tu prima mi hai mostrato su un dispositivo il grafico dell'andamento dei consumi a casa tua in questo momento, no? Certo. Ma tu puoi identificare per esempio che tua moglie sta adoperando un determinato apparecchio in questo momento? Spiarla? Sapere quando passa l'aspirapolvere? Posso vedere se a casa mia si è andata la corrente, ad esempio. Uh-huh. Posso scoprirlo guardandolo anche quando sono fuori casa. Con un po' di esperienza si impara a distinguere qual è il grafico relativo al consumo del forno o il grafico relativo al consumo della lavatrice, perché hanno la caratteristica che si ripetono uguali ogni volta che li accendiamo, quindi con un po' di esperienza si diventa bravi a distinguere un elettrodomestico dall'altro. Quindi, se non ho capito male, il power meter mi consente in casa di fermarmi prima di far staccare la corrente? Certo, lo puoi fare in due modi. O come faccio io adesso, tenendo un tablet in cucina e consultandolo in tempo reale prima di accendere un elettrodomestico. Così anche mia figlia può andare su questo tablet, accenderlo, verificare se siamo in una fascia arancione o rossa di consumo e quindi sapere se possiamo far partire la lavastoviglie o meno. Oppure, con l'app che stiamo sviluppando, puoi ricevere una notifica in tempo reale quando i tuoi consumi superano una soglia che hai impostato. In questo modo puoi essere avvertito per tempo prima che salti il contatore. In futuro il Power Meter e la sua app, che immagino funzioni anche sul cellulare, no? Certo. Potrà in futuro dirti a che spesa corrisponde il tuo consumo? È una funzionalità che abbiamo in piano di sviluppare, di tradurre i consumi di energia elettrica in un costo economico. Attualmente traduciamo i consumi in un costo per l'ambiente, cioè diamo un'indicazione dell'equivalente di anidride carbonica immessa nell'ambiente a fronte dei kilowatt consumati. Questo è un apparecchio elettronico che ti sei inventato tu? È stata un'invenzione che ho fatto innanzitutto per risolvere un problema a casa mia. Uh-huh. Il problema è che mia moglie, dovendo accendere diversi elettrodomestici contemporaneamente, faceva saltare la corrente. È un problema molto diffuso. E nell'inventare una soluzione a questo problema ho creato questo strumento di misura, che ho perfezionato nel tempo fino alla versione che ho presentato al Macfair, di modo che possa essere visualizzato comodamente su un'app e su un telefono. Spiegaci un po' quanto è grande, dove si mette, come si installa. Immagino che sia difficile. Abbiamo lavorato molto sull'accessibilità del prodotto, in termini anche di semplicità di installazione. È il prodotto che cominceremo a vendere nel primo semestre dell'anno. È costituito da due scatole, una alimentata con delle batterie che si colloca nei pressi dell'arrivo dell'energia elettrica in casa, dove c'è il contatore o dove c'è il quadro generale. In questo quadro generale basterà collocare una pinza di plastica che con un'apertura avvolgerà i cavi di corrente. Una volta richiusa comincerà a effettuare le misure. Nella seconda scatola invece ci sta la parte wifi che riceve i dati dalla sonda e li trasmette nel cloud. Con una semplice configurazione della rete wifi, come qualsiasi altro prodotto domotico di questi tempi, una volta configurato il wifi e creato l'account tramite l'app, si potranno vedere già in tempo reale i propri consumi un minuto dopo l'installazione. Noi ti abbiamo conosciuto in una fiera dell'innovazione e il tuo prodotto ci è sembrato effettivamente molto innovativo. Adesso a che punto siete con lo sviluppo del brand? Di che cosa avete bisogno? Cosa state cercando in questo momento? In questo momento stiamo cercando qualcuno che ci supporti e qualcuno che ci aiuti nello sviluppo dell'app. Vorrei chiudere questa intervista con la storia che mi hai raccontato poc'anzi. Sei un perito elettronico, poi hai studiato fisica, hai inventato anche altre cose. Raccontaci come invece questa volta sono stati
stati i vicini di casa a darti una spinta? Diciamo che i miei vicini di casa conoscono me da una decina d'anni, conoscono anche le mie capacità e conoscono alcune delle mie invenzioni che ho messo al servizio del condominio. E questa volta hanno detto che non avrei dovuto lasciare solo per me questa idea, ma l'avrei dovuta vendere, e in questo mi stanno supportando. Con loro apriremo una società quest'anno, sono di fatto i miei soci, ed è una cosa stupenda poter collaborare con delle persone che normalmente stanno così vicino a te. Fatevi sotto, contattate Flavio, dategli una mano nel limite del possibile con le vostre idee e con i vostri suggerimenti. Vi aspettiamo di nuovo a Roma per un prossimo sviluppo della tua attività. Grazie mille, Massimo.